Inizio di campionato agli antipodi per Sampierani e Gianarina che nella prima giornata avevano terminato le proprie fatiche con un successo per 1-0, in questo caso solo per le Gianarina che, come vediamo, parte alla grande anche nel match contro la Sampierana. Il gol su rigore realizzato da Mema per una trattenuta sugli sviluppi di un corner. I Gianarina avanti, Sampierana che deve cercare dunque immediatamente la reazione. 28esimo minuto. La conclusione doppia della Sampierana, prima Petrini, poi Collini, murati entrambi dai difensori dell'Igea Marina. Poi ci prova anche al 36esimo Canali, tutta alta la sua per una Sampierana che meriterebbe forse il pareggio. Ci prova con Pippi, pallone che colpisce la traversa. Si va così all'intervallo con il gesto anche di rabbia, di frustrazione dei giocatori della Sampierana che non riescono a impattare un match che al momento vede avanti l'Igea Marina. Spostiamoci allora nel secondo tempo, ancora in attacco la Sampierana, l'assist sul secondo palo per la conclusione out, quella di Lorenzo Petrini, ma al 20esimo minuto l'Igea Marina fa capire che può essere pericoloso in contropiede, controlla Mema e trova il modo per beffare il portiere Zollo. 2-0 e Igea Marina chirurgico, due azioni e due gol dunque a propria disposizione per quanto riguarda questo match e si conferma così lo spettro di una sconfitta per la Sampierana che si concretizzerà pochi minuti più tardi con in area di rigore ancora l'Igea Marina con Mema che salta il portiere, poi però arriva l'inopinato autogol di Petrini. Un 3-0 che così si materializza a beneficio dell'Igea Marina, a danno, a detrimento della Sampierana, sconfitta tra le mura amiche appunto dall'Igea Marina.